Benvenuti ragazzi, sono Soledad52 e oggi siamo su The Last of Us Parte 1 Remake. Non avete idea di quanta emozione ho, però prima di iniziare a dire qualsiasi cosa direi di startare e guardarci l'inizio, poi appena possiamo muoverci inizio a dirvi un paio di cose, giochiamo in normale, anche se potrei mettere difficile, però no, giochiamo in normale. Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I understand. Let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. All right, good night. Hey. Scoot. Fun day at work, huh? What are you still doing up? It's late. Oh, crud, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday? You kept complaining about your broken watch. So I figured, you know. You like it? Honey, this is... It's what? Nice, but I think it's stuck. It's not. What? No, 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 no. Oh, ha ha. Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage then. Yeah, you wish. Honey, I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something... Uncle Tommy? Hello? Sto per fare i miei primi passi in The Last of Us Part 1 Remake. Devo dire che la grafica si vede, che è migliorata tantissimo, però sono sempre dell'idea che questo remake poteva anche non servire perché... The Last of Us, il primo ovviamente, è anche attuale adesso, anche se è uscito nel 2013, però almeno ci possiamo godere il gameplay del 2 sul primo, diciamo così. Comunque, è davvero fantastico la cosa che un anno fa ho iniziato il canale, il primo settembre dell'anno scorso, quindi del 2021, io ho aperto il canale e caricato il primo video di The Last of Us, perché è uno dei miei giochi preferiti, se non il mio preferito. Per PlayStation almeno, e quindi io volevo farlo sul canale. Ovviamente però all'inizio del canale non avevo l'idea di fare il commentary e quindi il gameplay è solamente gameplay e basta. Qui invece abbiamo gameplay e commentary e proprio un anno dopo c'è di nuovo The Last of Us, quindi andava fatto per forza. Nel frattempo che do un'occhiata per vedere che c'è scritto sul giornale, vi dico che The Last of Us lo conosco a memoria perché è il mio gioco preferito, come vi ho detto, e prima che uscisse il secondo giocavo giornalmente almeno una volta e lo finivo anche una volta al giorno perché mi piaceva così tanto e volevo giocare per andare a uccidere qualcuno. Quindi ho imparato
tutto del gioco, so dove si trovano anche tutti i fogli, tutte le medagliette delle luci, tutte le porte. Poi per chi non ha giocato il gioco lo vediamo più avanti, però se volete seguire la serie per poi provare anche a platinarlo voi, è possibile che riusciate a platinarlo perché prenderò tutti i documenti, tutte le piastrine delle luci e tutto il resto. Non sembra che hanno cambiato niente sul giornale, quindi l'hanno lasciato come era prima. Immagino che le cose scritte siano rimaste uguali. Se hanno cambiato qualcosa, forse qualcosa di design da qualche parte, ma secondo me è possibile che non abbiano cambiato nemmeno quella cosa. Ma comunque, vi ho detto che l'ho giocato così tante volte che qualcosa la noterò se l'hanno cambiata. Ah, un'altra cosa che ci tengo a dirvi, questo è anche il primo gioco per PlayStation 5 che sto provando e giocando. Where the heck are you? We've received reports that victims afflicted with the infection show signs of increased aggression and... Move everybody out of here now. There's a gas leak. Hey, there seems to be some commotion coming from... Let's get the hell out of here! Right. What was that? Non mi è uscito il suggerimento per premere L3 o R3, vabbè, uno dei due tasti e guardare fuori dalla finestra. Di solito nel primo mi esce anche quando mi giro io verso la finestra, però forse adesso, visto che mi sono girato prima che mi uscisse il suggerimento, allora non mi è uscito. Per adesso non c'è ancora niente di così tanto eclatante. Bellissime le macchine della polizia fuori, quelle non è che si vedevano tanto bene, perché ovviamente non c'è ancora niente che è successo, però appena succederà qualcosa, la grafica forse aiuterà. Ecco, già, è possibile già in realtà in questo prologo che la grafica potrà aiutare in qualche scena, e renderla forse o più bella o più... vabbè, lasciamo perdere. Guardiamo tutto. Queste cose che si trovano qui nel prologo, però, vi dico, non servono per il trofeo dei documenti o altro, sono solamente cose che si leggono di design e basta. Nel prologo non c'è niente che si può prendere, quindi il gioco diciamo che inizia da dopo il prologo. Effettivamente è così. Ah, si può guardare fuori e si vede molto bene, è fatto bene il fuori. Allora a questo punto sono curioso anche di vedere dopo. There you are. Sarah, are you okay? Yeah. Has anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors. Just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. Something ain't right with them. I think they're sick. We're kind of sick. Jeez. Jimmy! Dad? Honey, come here. Come here. Jimmy! Jimmy, stay back! Jimmy, I am warning you! Don't! You shot him. Sarah. Something this morning. Listen to me. There is something bad going on. We have got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Tommy, come on. Come on. Where the hell you been? You have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy shit. What in there? You got blood all over you. It ain't mine. Let's just get out of here. They're saying half the people in the city lost their minds. Please go. Some sort of parasite or something. You gonna tell me what happened? Later. Hey, Sarah. How you holding up, honey? I'm fine. Can we hear us on the radio? Yeah, sure thing. Thanks. No cell phone. No radio. Yeah, we're doing great. A minute ago, newsman wouldn't shut up. They say where to go? They said, Army's put up roadblocks on the highway. No getting into Travis County. We need to get the hell out. Take 71. 71, that's where I'm headed. Did they say how many are dead? Probably a lot. They found this one family all mangled inside their Tommy's. House. Right. I'm sorry. Jesus Christ, how did this happen? They got no clue. But we ain't the only town. At first they're saying it's just the south. Now they're going on about the east coast, the west coast.
Holy hell. That's Lewis's farm. I hope that sumbitch made it out. I'm sure he did. Were we sick? No, of course not. How do you know? They said it's just people in the city. We're good. Didn't Jimmy work in the city? That's right, he did. We're fine, trust me. All right. Let's see what they need. Who do you think you're doing? Keep driving. I got a kid, Joel. So do we. But we have room. Hey! Keep hey, driving, stop! Tommy. Stop! You ain't seen what I've seen. Someone else will come along. You should have helped him. This is bad. Everyone and their mother had the same damn idea. We could just backtrack and... Hey, what the fuck, man? Let's go! Holy shit. Tommy's all right. Oh, my God. Tommy! Tommy! Holy shit! What the fuck just happened? What the fuck just happened? Did you see that? Yes, I saw it. God damn. Turn here, turn here. Come on, people, move! What are they running from? Get us out of here. I'm trying. Ugh. No. We can't stop here, Tommy. I can't fucking drive through them! Then back up, then! They're behind me, too! There, there, there! Hold on! Go! Look out! I'm here, baby. I'm here. Come on, give me your hand. What is it? My leg hurts. How bad? Pretty bad. We're gonna need to run. God. You keep us safe. Come on, baby. Now hold on tight. Okay. Non ho voluto parlare prima perché avrei poi coperto i dialoghi di Tommy e Joel, però ma avete visto le fiamme della fattoria di Lewis? Come erano fatte bene? E qua dobbiamo guardare perché questa va vista, questa esplosione qua va vista. Vabbè, cosa volete di più? Vabbè, lasciamo perdere perché queste cose a me piacciono tantissimo. Cioè nel secondo, quando l'ho giocato... rimanevo fermo a bocca aperta ogni due passi che facevo. Quindi adesso riguardare queste cose dopo che ho giocato così tanto. E in realtà sono arrivato molto tardi a giocare a The Last of Us. Nel 2018 ho giocato per la prima volta a The Last of Us. E già lo conoscevo il gioco perché lo guardai su YouTube ancora prima. E dal 2018 fino a che non è uscito il 2 penso di aver giocato ma almeno 100 volte, 100 partite finite, che sono forse anche poche. Ho notato che hanno programmato le persone diversamente nella scena di prima, perché nel primo, diciamo così, erano programmate per venirvi addosso, passarvi davanti e darvi fastidio. Qui invece non l'hanno fatto e è strano che non l'hanno fatto, quindi secondo me le hanno programmate diversamente. You got Sarah! I cannot run him! Uncle Tommy? I will meet you there! Hurry! Daddy, we can't leave him! He's gonna be fine. Le sensazioni, tanto il prologo è quasi finito, ve lo posso dire tranquillamente, sono buone perché è vero che il gioco è uguale al primo, però la grafica aiuta
al divertimento e anche al piacere sul giocare. E poi in realtà non ho ancora provato a sparare, però ovviamente vi dico che lo faremo domani, perché sì, domani uscirà il secondo episodio. Poi continueremo anche con il Inazuma Eleven, ovviamente. Hey, we need help. Stop! Please. It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! Okay. We're not sick. Got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise. Eddie, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. Somebody, we've just been through hell. Okay, we just need... Please don't. Oh, no. Sarah. Move your hands, babe. I know, baby, I know. God. Listen to me, I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby. Stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. I'm... Ed eccoci qua, The Last of Us parte 1 è ufficialmente iniziato, ma questo episodio è ufficialmente finito. E quindi ragazzi, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. E se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram, venite a seguirmi e noi ci sentiamo al prossimo video. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated quarantine. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low. A group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks. Their public charter calls for the return of all branches of government. Demonstrations broke out following the execution of 6 more alleged Fireflies. Rise with us. Remember, when you're lost in the darkness, look for the light. Believe in the Fireflies.